tanti gli alibi che gli hanno dato. Grazie. Rocco, hai mai pensato che cosa sarebbe successo se tu avessi pagato? Quali sarebbero state le conseguenze? Inizialmente credo che avrei dovuto licenziare qualcuno delle persone che lavorano con me, perché quello stipendio dovevo tirarlo fuori per darlo a un mafioso al mese perché non facesse niente nella mia attività. Poi credo che da lì si sarebbero infiltrati nella mia azienda, oppure se avessi detto di no mi avrebbero bruciato l'azienda. Invece da allora sono riuscito ad assumere qualcuno con fatica e sto lavorando perché economicamente, diciamo, adesso non c'è molto, però quando c'è lavoro la gente di Lamezia ha capito, è un mondo di clienti nuovi da quanto è successo il fatto. Grazie Rocco, io ci tengo molto a sottolineare la positività dell'esperienza di Rocco. Cioè, in realtà se un imprenditore paga è sicuro che finisce male, o si chiude l'attività o l'attività prima o poi finisce nelle mani degli estorsori. E comunque al di là del tornaconto immediato, dell'apparente tornaconto immediato, l'illusione di avere una protezione momentanea che poi comunque si ritorce contro di te, bisogna essere consapevoli che c'è un meccanismo, il racket, le estorsioni provocano delle distorsioni nel mercato, contribuiscono cioè alla riduzione della libertà di mercato che è uno dei fondamenti della nostra democrazia. Cedere al racket, cedere alle estorsioni non significa soltanto compromettere se stessi, la propria dignità e la propria attività, significa anche contribuire ad un meccanismo terribile, ad un meccanismo estremamente pericoloso che nel corso del tempo elimina la concorrenza dal mercato, caccia via i commercianti onesti, le persone oneste per dare spazio a gente che davvero non merita di arricchirsi sulle nostre spalle. Una grande fondazione di informazione internazionale con la sua sezione italiana che aprirà la sua redazione a Scampia. AgoraVox fa giornalismo partecipativo, i cittadini possono raccontare le storie del proprio territorio e raccontarle dal loro punto di vista, avendo la possibilità di diventare appunto giornalisti di quella città, di quel quartiere. E proprio perché noi abbiamo scritto contro i luoghi comuni, contro l'idea della mafia, come il male della società italiana, perché questo è un luogo comune che non ci stava bene, perché se l'Italia è il paese delle mafie, l'Italia è anche il paese dell'antimafia. E allora abbiamo deciso insieme di dare uno spazio forte all'azione sul territorio. Ed AgoraVox arriverà lì, a Scampia, altro luogo comune del male, delle periferie italiane, una redazione in cui non raccontare il male, ma il cambiamento di un territorio. Ovviamente noi siamo abituati a raccontare il nostro paese per quello che molto spesso è: malasanità, burocrazia asfissiante, l'incapacità di costruire una rete di socialità, di trovare una comunità solidale. Ma questi sono appunto i luoghi comuni dell'Italia, del Mezzogiorno, sono i luoghi comuni anche che hanno creato la questione criminale uguale questione meridionale. Sono quegli stessi luoghi comuni che noi abbiamo cominciato ad abbattere vedendoci insieme e rispondendo ad un signore che diceva che bisognava strozzare tutti quelli che parlano di mafia. Dobbiamo quindi strozzare noi che siamo qui sopra, strozzare chi ha scritto, strozzare voi che siete interessati. E strozzare significa soffocare, togliere il respiro, far mancare la parola, significa asfissia, significa non poter esprimere la propria libertà di pensiero. E questo, quando avveniva nel novembre del 2009 questo editto ad Olbia, nessuno della classe politica italiana ha reagito, né della destra né della sinistra, nessuno. Il giorno dopo parlavano Michele Placido e Carlo Lucarelli,
giustamente Michele Valido rispondeva perché chiamato in causa come protagonista della piovra, chiamato in causa da quel signore che è il produttore di una bestiale fiction che si chiama Il Capo dei Capi, che ha reso eroe una bestia, appunto, dottor Riina. E qui abbiamo sommessamente detto: guardate, forse è l'ora di fare davvero l'unità, per cui voi avete gli anticorpi della resistenza, ma noi gli antibiotici dell'antimafia. E su questi antibiotici, e su questo, e su questo abbiamo cominciato a riragionare, a far capire come questi momenti di resistenza al sud, come quello di Rocco, come quello di quello che fu di Libero Grassi, come quello che è stato di decine e decine di imprenditori che oggi cominciano a liberarsi e a far capire, noi abbiamo dato un contributo alla storia d'Italia. Il contributo piccolo, piccolissimo se volete. Guardate un attimo il nostro paese, se pensate alle lapidi della memoria, ai cippi, ai memoriali che ricordano il risorgimento e la resistenza, voi troverete tutte le città del centro-nord schierate in prima fila con i propri eroi che hanno fatto il risorgimento e la resistenza. Se voi guardate all'Italia, al movimento di resistenza di mafia, dove trovate le targhe, i cippi che ricordano una battaglia, una guerra civile che non è stata mai dichiarata in questo paese? A Palermo, a Napoli, in Calabria e in Puglia, è qui che troverete la grande storia dei resistenti dell'antimafia. E questo è il contributo che noi abbiamo dato e stiamo dando per tenere unita l'Italia. In quella... Falcone, la sorella di Giovanni Falcone, dice che il cinema loro l'hanno conosciuto, loro che vivevano a Palermo, ma quando hanno visto per la prima volta a scuola un film del dopoguerra che era Il Nome della Legge di Pietro Gemmi, un film che raccontava la storia di un pretore in un paesino della Sicilia che si trovava a combattere contro il mafioso locale. Il cinema italiano, tutto quello di tradizione che si rifaceva alla tradizione del neorealismo e alla tradizione del cinema politico degli anni 70, ha avuto un ruolo fondamentale nella conoscenza, nella creazione di un immaginario anche di personaggi positivi. Non ci piace chiamarli eroi, ci piace più chiamarli testimoni. I testimoni che sono stati il simbolo e il segno che ci hanno lasciato di una lotta al potere mafioso. Questa tendenza si è consolidata attraverso, diciamo, anche l'evoluzione storica delle mafie che hanno avuto in questo paese, soprattutto negli anni 80 e negli anni 90. Gli anni 80 hanno visto la guerra di mafia a Palermo, che ha contato mille morti, ha visto una serie di cadaveri eccellenti sui marciapiedi del capoluogo siciliano, sono morti Piola Torre, sono morti Piersanti Mattarella, Gaetano Costa, sono morti numerosi poliziotti. In quegli anni il cinema prendeva questi personaggi, cercava di reinventare le loro storie e cercava di consegnarci la loro testimonianza. Non a caso la piovra arriva nell'84 e le prime edizioni sono ambientate in Sicilia e tutti possiamo rivedere nella figura di Michele Placido, dell'eroico commissario Gattani, tutti questi testimoni che ci hanno rimesso la vita nella lotta contro la mafia in nome di uno stato buono. E l'altra idea, abbiamo subito un film su Giovanni Falcone, neanche un anno dopo dalla sua morte. Subito dopo abbiamo un film su Rosario Livadino, il magistrato ucciso dalla Stidda dell'Agrigentino. Poi abbiamo il film su Giorgio Ambrosoli, un eroe borghese, fino ad arrivare film su Placido Rizzotto e quello su Peppino Impastato. Perché i cineasti, gli intellettuali, gli sceneggiatori si sono rivolti a questo universo di testimoni dell'antimafia? Perché nella crisi politica e culturale che ha attraversato il nostro paese dagli anni 90 e che arriva fino ad oggi, c'erano questi testimoni che potevano portare una positività, un'idea di resistenza, un'idea di cittadinanza attiva alla quale noi dobbiamo guardare per attingere coraggio e voglia di continuare ad andare avanti. Questo è il contributo che secondo me è più importante che ha dato il cinema nel nostro paese. Beh, io adesso sto svolgendo una vita normale, perché essere anche con la scorta è un segno di libertà, una scelta, ed è bello essere scortati, e ringrazio i ragazzi che mi sono aiutati e vivo da qualche anno, diciamo, che con Costantino Fittante, che è una persona che stimo moltissimo,
il quale fa progetti nelle scuole, noi andiamo in giro a parlare con i ragazzi, perché l'ha detto che bisogna andare per parlare con i ragazzi e dirgli realmente cos'è la 'ndrangheta, perché l'ho fatto, perché si può fare, perché ci sono le condizioni, perché a differenza di qualche anno fa, Pino Masciari l'altra sera aveva ragione, lui ha lottato in un periodo quando davvero non c'erano tutte queste cose, non c'era l'associazione, non c'era l'attenzione delle forze dell'ordine. Adesso è possibile fare questa scelta perché c'è tutto, abbiamo, specialmente alla Mezzia Terme in questo periodo, abbiamo la fortuna di avere il procuratore Vitello, che è uno dei più pregiati procuratori che ci siano in Italia, abbiamo Gianni Speranza, che è un grande, abbiamo Tano Grasso e abbiamo l'attenzione di tutte le forze dell'ordine. E abbiamo la gente. E abbiamo la gente, senz'altro. Anche se lavorano con molti sacrifici, perché sappiate che durante la sera una sola pattuglia sorveglia la Mezzia, perché c'è solo questa pattuglia. Questi ragazzi si ritrovano ad essere a Falerna quando succede un qualcosa dall'altro capo della città. Ed è una cosa che bisogna segnalare. Già l'altro giorno è successo, per esempio, che da Cosenza, per portare un detenuto, sono rimasti, non avevano la benzina per portarlo al tribunale di Cosenza. Su a